Ciao ragazzi, nel video di oggi vi raccontiamo un laboratorio creativo ispirato all'albo illustrato Tutto è difficile prima di diventare facile, che è un albo illustrato rivolto ai bambini dai 3-4 anni in su e che vuole raccontare a loro l'importanza della grinta e della perseveranza nella vita. Speriamo che abbiate letto questo albo illustrato, che lo abbiate apprezzato e che vogliate fare anche un pezzettino in più, un passo in più, ovvero quello del laboratorio creativo. È importante non far finire il ruolo e il compito di un libro all'ultima pagina della lettura, ma aggiungere appunto anche uno spazio extra nel quale lavorare anche con del materiale fisico concreto insieme al bambino sulle tematiche che il libro ha sollecitato. Lo scopo di questo laboratorio è quello di ricostruire fisicamente una scena particolarmente importante della favola in modo che il bambino poi possa esporla nella propria cameretta e usarla a mo' di memento, di ricordo di quello che è il concetto fondamentale del libro, ovvero tutto è difficile prima di diventare facile. Adesso vediamo nello specifico quali sono i materiali necessari per la realizzazione di questo laboratorio, che comunque trovate anche tutti i link in descrizione a questo video. Allora, per iniziare vi serve il coperchio come questo, ad esempio questo è un coperchio di pasticceria, le misure sono 25x25 e la profondità è di 5 cm. Dopodiché vi serve un foglio bianco, sempre della stessa misura, prendete un cartoncino rosso e tagliate delle striscioline di carta colorata rossa e la incollate, come sta facendo Mattia, queste strisce rosse per riprodurre il tendone del circo. Una volta fatto il nostro fondo, andiamo a rappresentare nel nostro teatrino del circo la parte più significativa del laboratorio, ossia quando Orazio dice a Simba, scoraggiato, che tutto è difficile prima di diventare facile. Che cosa ci occorre per iniziare questo laboratorio? Allora, un cartoncino nero, una forma come il coperchio di una pentola più o meno di 15 cm. Ovviamente invece che vi occorrono sono una pinzatrice, un paio di forbici, una colla stick, questo se lo trovate in cartoleria altrimenti non ha importanza, e poi ho usato questa colla collage, potete prendere anche di qualsiasi altra marca. Per fare le zampe vi consiglio questi cordoncini che hanno dentro un'anima di metallo e quindi sono facilmente si piegano facilmente, e all'estremità possiamo mettere questi pompon in modo da simulare delle zampine come queste. Oppure in alternativa vi consiglio questi scovolini che si trovano facilmente in giro, sono proprio scovolini di vellutino con dentro quest'anima di metallo e anche questi sono facilmente pieghevoli. Poi un cilindro da cui escono due coniglietti, anche questo vi basta del cartoncino nero e cartoncino bianco. Per quanto riguarda invece le bandierine, allora un filo, un cordoncino invece dall'animo non di metallo, e dei bottoni che abbiamo applicato all'estremità, quindi io qua ho un mio sacchetto di bottoni ma vanno bene qualsiasi tipo di bottone. Poi vi servono delle sfere di polistirolo come queste, perché che poi andremo a dipingere. In ultimo abbiamo ricreato questo cerchio da acrobatica attaccandoci con della semplice colla dei pompon. Per realizzare questo trapezio sopra il quale si esercita Simba basta che prendiate dei bastoncini come questi, oppure dei bastoncini da gelato o anche dei semplici rametti da attaccare con del semplice cordoncino. Adesso passiamo invece a realizzare i corpi del livello successivo, del livello 2, forma tonda come questa. Più o meno sono 15 centimetri, poi lo pieghiamo, ok, piega, benissimo. Adesso lo taglio in modo da avere un semicerchio come questo. Chiudere come per ottenere questo cono e quindi poi lo pinziamo. Ok, adesso taglio con la forbice. Nel così mezzo facciamo le gambe. E come vedete qua in mezzo ci sono il posto delle zampe. E anche qui fammi vedere come l'abbiamo fatto. C'è il posto per le due zampine. Allora adesso andiamo a riprodurre le faccine. Basta che abbiate, passami un coperchio, un tappo come questo per fare un tondo. Adesso oppure se avete delle mascherine come questo e fate un tondino
per il musetto del gatto e poi fate le due orecchie. Allora adesso facciamo la faccina, ognuno completa la faccina del suo gatto. Ecco, possono essere anche questi occhietti. Ho fatto i Bravo. Bene. Ti faccio di più questa parte o questa? Yeah. Abbiamo bucato questo cilindro. Vedete questi buchini? E poi per fare le zampette abbiamo o questi doncini che hanno dentro un'anima in metallo e quindi possono essere piegati, oppure questi scovolini come questo qua che ha Giacomo, che hanno sempre dentro un'anima di metallo, con cui faremo la forma della coda. Al posto delle zampette questi pompon. Un attimo, un po' troppo. Ok. Così. Il laboratorio è monco se non sfruttiamo il tempo dell'attenzione che il bambino è in grado di dedicarci per instaurare con lui un dialogo attorno appunto al tema della grinta. È importante all'interno di questo dialogo far passare l'idea che sentirsi frustrati perché non riusciamo a raggiungere nell'immediato i nostri obiettivi, i nostri sogni e i nostri desideri è una cosa assolutamente normale, ma è resistendo a questa frustrazione, a questa sensazione ingombrante e spiacevole che possiamo effettivamente raggiungere ciò che per noi è importante. E non c'è una magia particolare dietro al raggiungimento dei risultati, ma semplicemente tanto impegno e tanto allenamento. Quindi il bambino deve capire che non è lui sbagliato se vive quel tipo di sensazione, ma questo è una parte del processo del successo, tra virgolette. Bene, come introdurre questo dialogo? Beh, possiamo farlo noi adulti in primis, magari raccontando delle storie del nostro passato, del nostro presente, in cui abbiamo avuto difficoltà a perseverare nel raggiungere i nostri obiettivi, oppure anche chiedendo al bambino stesso che cosa lui ha fatto in passato, che gli è costato fatica ma che alla fine ha dato i suoi frutti. Come succede nel libro, Simba cade perché non riesce ad andare sul trapezio e neanche sul monociclo. Infatti perché qui tutto è difficile prima di diventare esatto facile. Tutto è difficile prima di diventare facile. Infatti qua piange e poi il gatto Orazio la conforta e le dice che per tutti tutto è difficile prima di diventare facile. Ad esempio, io non sapevo andare in bicicletta e prima di imparare era difficile. Anch'io. Anche tu? Tipo, cos'è che c'è una cosa che ti viene in mente che prima di diventare facile era molto difficile? Arrampicarmi. E altre cose anche che... arrampicarmi sugli alberi. Andare in bici prima era difficile quando ho iniziato, poi l'ho fatto tante volte ed è diventato facile. Mettiamo nel nostro teatrino. Questo sono i due coniglietti, questo è il cilindro. Praticamente per costruire questo cilindro ci serve fare un cerchiolino bianco, una striscia, un rettangolo. Adesso realizziamo, da mettere sempre nel nostro quadretto, queste bandierine del circo. Quindi abbiamo tagliato dei triangolini come questi, poi con un cordoncino e Giacomo li sta incollando sopra. Adesso qua facciamo il cerchietto, basta incollare dei pompon per rifare questo cerchietto qua. Ed ecco
il nostro lavoretto finale. Ed ecco qua Simba sul suo trapezio con sotto il cilindro. Ed ecco quest'altro. Se questo laboratorio vi è piaciuto, fatelo anche voi insieme ai vostri bambini e ricordatevi di taggarci nei vostri lavoretti, così possiamo venire a sbirciare anche i vostri. E se avete apprezzato anche il libro, Tutto difficile per diventare facile, date un occhio agli altri titoli della collana Serenamente, perché cresceranno sempre di più per cercare di dare un supporto al genitore in questo difficile ma prezioso compito.